Iniziamo già ridendo, sì, iniziamo, infatti, iniziamo perché ridendo. È una bella combriccola, mi piace. È vero, è vero, mi piace è vero. Molto, oggi si parla di enogastronomia, sì, e di cultura che vanno a braccetto e si è sposano. È un binomio, secondo me, perfetto, è la perfezione. È vero, è vero, è vero. Poi nella nostra provincia vanno veramente... Noi, secondo me, abbiamo la provincia migliore in assoluto quando si parla di enogastronomia, ma anche quando si parla di cultura, sì, anche sì, quando si parla di cultura. Dire, ce la battiamo. Dovremmo, esatto, saperci vendere meglio, però. Esatto. Se esatto. ci riuscissimo. Oggi sei anche contenta, perché vengono dai, sì, Monti Downi. Scusa, voglio dire. Metà però... dei nostri ospiti viene dai Monti Downi. Sì, sì. No, perché lei ogni volta dice Monti Downi. No, perché lui sempre Gargano, io sono sempre in minoranza. Però, oggi ti è. Però. Siamo molto felici di ospitare anche una zona che fino ad ora non avevamo ospitato, se non fino a San Severo. L'Esina e Poggio Imperiale, l'Esina e Poggio Imperiale, l'Alto Tavoliere, poi Poggio Imperiale è la porta del Gargano, così è definita. Quindi stai pure tu lì, ecco, che quasi, ecco, ci vai e non ci vai. Quasi, quasi, quasi. Altra terra di grandi vini e altra terra di ottima gastronomia. Ma conosciamo, sì, i nostri così, ospiti. Così, subito, partiamo subito, subito, subito con gli ospiti. Subito, va subito. Bene, accanto a me, sono onoratissima, c'è uno chef. Oh, Ernesto Aquilani della Bisboccia di Lesina, giusto? Sì, detto sì. Bene? Benvenuto, brava, benvenuto. Benvenuto. Poi buongiorno abbiamo... a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Maria Berardi, che è l'organizzatrice della rassegna Decanto di cui parleremo oggi, ma è anche la titolare della cantina Valle Elce. Benvenuta. Valle dell'Elce, benvenuta, benvenuta. Antonella Fatti Bene, assessore alla cultura del comune di Bovino. Salve. Benvenuta. E ultimo, ma non ultimo, Biagio Dedda, che è il responsabile slow food dei Monti Downi. Benvenuta, benvenuta. Ma perché? Cioè... Scusa, posso gioire? Tu lo fai sempre. Cioè, con trasmissione ideata da un garganico, parliamo sempre di Monti Downi. Quanto sei buciardo. Vabbè, te lo dico proprio così, buciardo, vabbè. Che rende di più. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Allora, presentazioni fatte... No. Che c'è? Sponsor della puntata di oggi, vabbè, Di Vella. Chi non conosce Di Vella, Carmine, ecco qua, Di Vella, azienda pugliese, che oggi non ci offre la pasta, oggi no, ci offre tre pacchi a scelta di croissant Di Vella, confezione da 6, quindi 6x3, 18 croissant. È buono, e li, non ma li offre a noi. Fai tu con 18 croissant? Una. Ottimo. Non sono quasi anoressi. Ottimo, guarda, sei migliorato. Esatto. Eh? Eccoli qua, cioccolato, albicocca, penso che ci sia anche la ciliegia, non lo so perché io mangio senza guardare. Bene, e croissant, quindi tre pacchi di croissant che saranno... offerti a chi ci chiamerà dalle 15:30 alle 16 allo 0881 33 00 35 per rispondere alle nostre difficilissime domande. Difficilissime. Ma preparatevi, oggi neanche con l'enciclopedia ce la faremo. Esatto. Allora io farei un piccolo salto, sì, partirei vabbè, direttamente vabbè. da Maria Berardi, che abbiamo detto titolare della cantina Valle dell'Elce e organizzatrice della rassegna Decanto, cioè è bellissima, infatti già come nome è bellissima. Appoggio Imperiale. Si terrà questo sabato, cominceremo alle 7. Abbiamo una locandina anche. Sì. E, dicevo, cominceremo questo sabato alle 7 in cantina. E la cantina è piccolina, non è una cantina storica, noi siamo nati nel 2008. E, con l'intento di promuovere solo i vitigni autoctoni, perché ci teniamo molto al territorio. E quindi Decanto, questa rassegna, è nata proprio per far emergere anche autori locali, e quindi l'aperitivo letterario avrà l'onore di ospitare Oriana Fidanza, che è una scrittrice. Durante la serata presenterà un saggio che è La maleducazione, e un suo secondo saggio che invece
e l'antisesso. Interverrà anche il poeta De Girolamo, che decanterà alcune poesie che sono ancora in stampa, e quindi avremo proprio l'onore di sentirle in anteprima. Sì. Ora noi ci tenevo molto. In anteprima, Sì, perché il signor De Girolamo, fra l'altro, è una voce narrante che io seguo da qualche tempo, è un attore, fa tante cose carine qui in zona, sui teatri, una roba in altra, e viene a presentare insomma alcune poesie su un testo che è ancora in stampa, non è ancora stato pubblicato. Oh, ma come nasce questa idea? Tu sei la titolare di una cantina vinicola, sì. Che poi tra l'altro, ecco, vedremo, perché vi ho portato anche dei vini. Ho visto. Sono le nostre realtà locali e quindi valorizziamole. Valorizziamo. Sì. Come nasce questa idea di unire l'enogastronomia alla cultura, ai libri? E proprio col binomio vino-cultura. Cioè, secondo me il vino è cultura proprio perché ci viene tramandato già dai nostri nonni, non cambiano grosso modo le tecniche di vinificazione, però ci sono dei tempi che rispettiamo secondo le tradizioni, quindi in campagna, nel vigneto, in cantina, e proprio forte di questa cosa volevo abbracciare anche delle belle menti pensanti che ci sono qua nelle nostre zone, che non sempre hanno modo di poter esprimersi o di potersi farsi conoscere. Beh, al pubblico. Bisogna dare un pochino di visibilità. Sì, devo dire che sono stata molto fortunata in questa circostanza, perché intanto Ernesto, appena gli ho parlato di questa idea, immediatamente mi ha dato il sì, senza neanche conoscere poi tutto il programma che avevo in mente. E lo stesso vale per Edizioni del Poggio, che è una piccola casa editrice di Poggio Imperiale, al cui va un mio caloroso saluto. Certo. E, proprio perché mi hanno dato un sì prontissimo, e quindi è nato questo evento che avrà luogo sabato. E, in cantina faremo l'aperitivo. Presenteremo questi due saggi con il signor De Girolamo e Oriana Fidanza, e dopodiché ci trasferiremo con la cena con l'autore presso il ristorante Bisboccia di Ernesto. Cena con l'autore, cena con l'autore. Vabbè, la potete imparare all'esina, il passo è breve. È un tiro di schioppo, come si dice, è proprio 3-4 km, una bella discesa. È vero, una discesina. Poi vi racconto una cosa, ho un amico che è della provincia di Perugia, che mi dice sempre: quanto è bella la Puglia, mi piace un sacco Poggio Imperiale. Io dico: ma scusa, ma che ti piace Poggio Imperiale? E lui dice: sì, è bellissimo, a me piace Poggio Imperiale. Ha detto che gli piace passeggiare a Poggio Imperiale. Però, e noi invece non apprezziamo. E noi invece apprezziamo poco, in effetti, Poggio Imperiale. Alla fine è un bel paese, ha belle tradizioni, anche dei cantanti internazionali, soprattutto nella lirica, che noi non conosciamo ma in America conoscono. Ha una scacchiera bellissima, ha un record, perché è la scacchiera più grande del mondo, forse, o la seconda. Nel mondo no, però a livello europeo sì, per dimensioni è nei primi posti, mi pare sia quarta o quinta. È grandissima, è bellissima. È un bel paese da visitare, poi è vino buono. E poi c'è vino. Si mangia anche bene, voglio dire. Bisboccia. Quale sarà la cena con l'autore? Niente, io sono stato coinvolto da Maria, così dice: allora organizziamo questo binomio gastronomico, e con i suoi vini sono riuscito a mettere su insomma un menù discretamente eccellente, insomma, portando su e far emergere quelli che sono i prodotti lagunari, i prodotti dell'agricoltura, erbe spontanee, insomma un qualcosa del genere, tipo, che ne so, tarassaco, borragine, limonella. Poi voi avete anche la salicornia in quella tipo zona. Tipo salicornia, no? Salicornia che cresce insomma in zona palustre, lungo le rive del lago, che si può usare sia sott'olio che fresca. Buonissima, tra l'altro. Il cefalo invece abbinato come il cefalo come carpaccio, ecco, non si sarebbe mai pensato il carpaccio di cefalo. Sì, perché il cefalo è un pesce modesto, diciamo così. Sì, modesto, sì. E infatti, invece c'è, immagino che sia anche è eccellente, sinceramente eccellente, perché abbinato con la salicornia è qualcosa d'eccezionale, insomma. Perché vengono a parlare sempre di mangiare a quest'ora? È colpa nostra, dobbiamo spostare, o spostiamo la trasmissione o spostiamo gli ospiti, non lo so, è vero. Qualcosa ce lo dobbiamo inventare. Poi loro all'esine hanno un'anguilla eccellente, hanno la bottarga che è anche eccellente,
Dovrebbe essere, è ancora Presidio, sì. Presidio Slow Food, sia l'anguilla che la bottarga. Poi, la cena si farà con gamberetti, latterini, che sono tutti proprio prodotti lagunari. Siamo qui per promuovere la Puglia, per promuovere il territorio, ed è giusto che, insomma, si faccia via. Ma io mi trovo coinvolta da Maria, perché insomma Maria è la trascinatrice di quelle. È una tosta, è una tosta. Ci proviamo. Sinceramente, ci proviamo. Sì. No, è giusto. No, Ernesto ha studiato proprio un bel menù, citava l'anguilla, fa parte proprio del menù. E durante questa cena con gli autori faranno degli interventi chiaramente anche loro, degli approfondimenti, un dibattito su quanto hanno scritto e quanto ci hanno presentato. Abbineremo poi ad ogni portata che Ernesto ci propone un vino del. Vediamoli allora questi vini, vediamoli. Che vini abbiamo portato? Allora, noi come dicevo vinifichiamo vitigni autoctoni, quindi per il nostro rosso abbiamo un nero di Troia al 90%, arrotondato con un 10% di Montepulciano. Per quanto riguarda il rosso, che il nostro rosso è essenziale, l'etichetta celeste che rappresenta i numerosi chilometri di costa della Puglia. Le ho fortemente volute così colorate, non perché secondo la moda minimalista dei nostri tempi, ma proprio perché rappresentano i colori del nostro territorio, quindi celeste mare, giallo sole e verde della macchia mediterranea. A me piace anche sottolineare che è il verde dei nostri vigneti. Oh, sì. In barba a quello che dicono nel Salento, l'usule, l'umano e l'oriento, ce l'abbiamo pure noi. Sì. Ecco. E dicevo, poi abbiamo un secondo vino che è il nostro Bianco Perla ed è un blend di Bombino e Greco. E infine un rosato da nero di Troia in purezza, ottenuto per Salasso, che è il nostro Quattro Rose. Si chiama Quattro Rose, non abbiamo emulato nessuno, l'ho solo dedicato ai miei figli. Sono quattro figli, sì. Ecco. Le rose della famiglia. Durante l'aperitivo degusteremo il Marie, questo invece è un bianco vivace, leggermente frizzante. Diciamo che ha fatto un po' tutto mio marito con il grafico e si chiama Marie proprio perché sono una persona tosta, vivace. Bellissimo, Ma dedicato ai 5 minuti di gloria. Alla moglie, al marito niente. No, al marito non farà niente. Il marito è responsabile cantina. È una cantina proprio a conduzione familiare. Quindi, sì. Ed è bello anche ritrovarlo nei nomi. Sì. L'abbiamo proprio fortemente voluta, fortemente studiata a tavolino e alla fine, insomma. Io ho quattro figli maschi, la cantina è la figlia femmina. Quindi uno di quelli che dice guai chi li tocca la cantina. La regina è in casa, allora. Sì, però. Però è bellissimo avere un vino dedicato. A quante persone sarà sicuramente buonissimo voi. Non ho dubbi al riguardo. Come fa il marito a dedicare un vino così alla moglie? Sarà sicuramente un vino. Anzi, chiediamo allo chef la qualità di questi vini. È ovvio, la qualità... fossero stati così non l'avremmo portati neanche in trasmissione. Allora, la qualità di questi vini è veramente di notevole importanza, anche perché ribadisco quello che ha detto Maria, che sono dei vigneti autoctoni e quindi sinceramente ho avuto facile possibilità di abbinarli anche, nel senso che sono molto variegati, sono molto, non lo so, hanno un qualcosa di veramente eccezionale. È stato semplice, ecco, organizzare il menù da abbinare al gusto di questi vini. Quello poi che naturalmente chiamano adesso il chilometro zero, no? Che va tanto. Sì, ecco, diciamo. Ecco, l'unica cosa che ho portato qualche modifica su qualche piatto della mandorla tostata per poter abbinare il vino, oppure qualche erbetta di tipo il tarassaco o che insomma conferisce un sapore particolare dei tempi, no? Il tarassaco, no? Conferisce un sapore particolare, un sapore molto molto coriaceo, certo. E quindi l'ho abbinato al bianco, certo. Poi l'anguilla, la possente anguilla da abbinare con il rosso che è fantastico, il boom del rosso è fantastico, è vero, veramente buono. Poi ci ho abbinato del pane grattugiato a delle patate, che cioè il pane tostato cosa succede? Che inebria il palato e poi col vino lo andiamo a dissolvere, lo andiamo a... Ho
scoperto una cosa molto interessante. Macchina, andiamo. No, scusate, a quest'ora non si possono sentire queste brevi. È vero, andate sì. A seguire sicuramente questa manifestazione De Canto, perché quando si fa cultura bisogna andare, è inutile spostarsi, andare chissà lontano. Dove, nel siamo Salento, vicini, dove andate? Perché in quanto a chilometri la Foggia non ci vuole niente, ce insomma. L'abbiamo sotto casa. Esatto, l'Esina è sempre bellissima, è sempre infatti. Bellissima, poi lui è fidato. Voglio dire, abbiamo più uno chef. Ma è fidarsi. Fidiamoci. No, ma dopo averla sentita oggi, altro che fidarsi. Assolutamente. Poi tra l'altro Oriana Fidanza è... Anche se è giovane, è già un nome, gli argomenti sono molto carini, perché la maleducazione, genitori portatori insani di illegalità, ed è un altro argomento molto carino. Diciamo che Oriana Fidanza ha pubblicato due romanzi che insomma hanno avuto degli ottimi giudizi da nomi come Maria Marcone, Paolo De Carlo, Francesco De Martino, Stefano Capone, il compianto Stefano Capone, morto qualche anno fa, che ci ha lasciato e ha lasciato un grande vuoto nella cultura foggiana. Se ha avuto delle recensioni lusinghiere da Stefano Capone, vuol dire che è veramente, veramente brava. Quindi sì. Diamo atto ai nostri organizzatori, ai nostri autori e soprattutto al nostro chef, perché a quest'ora proprio... Io però volevo, si è parlato sì di tutte queste cose, ma di dolci non se ne parla? Ci sono allora, anche, io sono golosa, quindi aspettavo allora, il dolce. Il dolce cos'è? Il dolce è un vecchio dolce tradizionale, la ceciata, che sarebbe, che no, allora, sarebbe del semolino, miele di fichi, ceci tostati, poi viene tipo che so, allora per dare l'ordine di idee di cosa può essere, è una polenta dolce. Buonissimo. Però con aggiunta di, prima si faceva solo con il mosto cotto di fichi e ceci e zucchero, naturalmente era questa, adesso naturalmente ci va il cioccolato e ci va, abbiamo le innovazioni anche nella ceciata, che è una vecchissima tradizione povera della nostra tradizione contadina, è vero, e quelli erano i dolci, esatto. Sono le cose più buone, siamo felicissimi. Allora facciamo così, se lo chiedevo, se ora abbiamo parlato di mangiare, adesso parliamo di mangiare perché ci spostiamo a Bovino, perché Bovino, siamo alla vigilia perché domenica 15 marzo di una sabato manifestazione. All'Esina e domenica. Sì, domenica. Quando avete finito fantastico. All'Esina andate a Bovino, perché mi il 15 marzo totale proprio. Ah sì. Ma si può fare una volta nella vita, ma poi quando si mangia bene è sano si può fare, uno strappo alla regola si può sempre dare. Poi ecco, a Bovino non parleremo soltanto di mangiare, ma anche lì si parlerà molto di cultura, però soprattutto di mangiare. Perché c'è la disfida del soffritto che torna sui monti Dauni. Chiediamo all'assessore di cosa si tratta. Nel frattempo facciamo vedere le immagini. Sì, questa è la nona edizione della disfida del soffritto, certo. Un evento slow food che per la seconda volta consecutiva si tiene a Bovino, un piccolo borgo dei monti Dauni. È una competizione vera e propria che si incentra sul soffritto, un piatto della tradizione sia dei Monti Dauni che dell'Irpinia, tant'è vero che a questa competizione partecipano 7 comunità dei Monti Dauni e 8 comunità dell'Irpinia. E quindi c'è una competizione su questo piatto che verrà giudicato da una giuria tecnica e verrà premiato il soffritto migliore. Noi abbiamo accolto per la seconda volta cioè la possibilità di svolgere questo evento a Bovino proprio per farci conoscere, per dare visibilità al nostro territorio, al territorio dei Monti Dauni, che purtroppo è poco conosciuto rispetto al Gargano. È vero. E quindi quale attrattore migliore del cibo per far arrivare gente e per dare visibilità al nostro borgo, oltre a far conoscere le tradizioni non solo di Bovino ma di tutti i comuni partecipanti, sia dei Monti Dauni che dell'Irpinia. Certo, poi ecco, a Bovino, sui Monti Dauni, oltre alla buona cucina c'è anche una cosa molto bella, l'accoglienza, perché come sapete accogliere voi i visitatori lo sanno fare veramente
poche persone. Ma io vorrei diamone sapere, merito, è vero, assolutamente. E poi, è vero. C'è il borgo che è veramente bello. Bellissimo, Bovino, assolutamente. Uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, d'Italia. È un gioiello, una bomboniera. Io sono veramente innamorata. Certo, ma quali saranno i paesi che parteciperanno a questa sfida del soffritto? Allora, quest'anno abbiamo avuto l'adesione di, come dire, di 16 comunità, noi più che paesi li chiamiamo comunità, perché comunque, come dire, è la gente del posto, del territorio, è la comunità che partecipa con la sua tradizione. E allora ci sono, per i Monti Dauni c'è Deliceto, Sant'Anata, Casalnuovo, Monterotano, Orsara di Puglia, Troia, Castelluccio Valmaggiore e Bovino. Invece per l'Irpinia, praticamente Paternopoli, Flumeri, Ariano Irpino, Grotta Minarda, Gesualdo, Bonito, Taurasi, Valle Saccarda e Nocerino parteciperà come comunità ospite. Ospite, bellissima. Devo dire, tutti i posti dove si mangia veramente bene. Assolutamente sì, quindi, assolutamente sì. Bella tosta. Sì, la sì. Poi vedete le immagini, si balla, si mangia, si suona, si rivivrà un pochino quell'atmosfera medievale, diciamo così. Ma più che medievale, l'intendo, come dire, è un evento alla nona edizione, come diceva Antonella, che nasce, come dire, in Irpinia, ma vuol mantenersi saldamente in quella che è la filosofia di Slow Food. Praticamente Slow Food che dice? Bisogna produrre un cibo che sia buono, pulito e giusto, dove per buono recuperare la voglia, come dire, di cucinare, di mangiare lentamente, recuperare i prodotti del territorio. E mi permetto di fare i complimenti alle iniziative degli amici e anche, come dire, alla qualità della cucina dello chef, perché, come dire, va a rivalutare quelli che sono i prodotti sicuramente i prodotti del territorio, quindi poi utilizzando i presidi Slow Food, come dire. E quindi stavo dicendo, quindi l'intento di Slow Food è quindi quello di recuperare quelle che sono le tradizioni, in questo caso culinarie, dei popoli, dei territori. E quindi si inizia dalla colazione contadina, perché non è solo soffritto, il soffritto, come dire, il clou, e partecipa a quelle che è la gara gastronomica, però si parte già dalla mattina dalla colazione contadina, che qual è il significato? È quello di far conoscere, come dire, alle nuove generazioni o a chi non conosce quelle che era la realtà dei nostri nonni. Praticamente andavano in campagna, lavoravano nelle campagne, alzandosi molto presto, alle 8 e mezza la mattina, facendo colazione, che non era cornetto e cappuccino, cioè, invece era a base di era a base di peperoni, salsicce con le uova. E quindi noi c'è quasi una zuppe di legumi. Sì, no, per me è un pranzo proprio. Allora, visto che c'è curiosità, poi vi elenco, come certo, dire, i nomi delle colazioni contadine, anche con qualche piccola bella curiosità, insomma. Quindi l'intento è quello di far conoscere a chi non le conosce, quindi alle nuove generazioni, tramandare quelli che è il sapore di una volta, tramandare la cultura di una volta e far, come dire, rivivere o riassaggiare a persone che hanno dimenticato certi sapori. Di fatto arriva gente dal albanese, dal napoletano, e quindi questa è la colazione dei contadini, che io teniamo l'elenco, perché che facciamo? Prima dell'evento noi cerchiamo di avere tutti i dati possibili, sia della materia prima, sia di chi la cucina, di che cosa ci portano, perché dobbiamo avere certezze che siano, certo, come dire, sia a livello igienico-sanitario, come dire, sicuri, però che siano, come dire, poi colazione della tradizione. Esatto. Certo. Allora, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e dopo via le telefonate e ripartiamo con la colazione contadina, perché abbiamo anche, ecco, qualche fotogramma che riguarda proprio, sì, dell'anno scorso. L'edizione passata. Esatto. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra un po'.
Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Quando la pasta è pasta Granoro. Mmm, sa di pasta! È ottima anche con olio e formaggio. Non la cambio per pochi centesimi. Se mio marito non mangia la pasta Granoro, è come se non avesse mangiato. Se è Granoro, lo riconosci. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. In radio c'è un pulcino, in radio c'è un pulcino, è il pulcino Pio, 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 è il pulcino Pio. Siamo tornati, eccoci, siamo qui, tornati, noi sì, qui sì, continuiamo a chiacchierare, sì, mi piacciono queste puntate in cui veramente esatto. Si continua a fare salotto. Ma sì, mica c'è già la prima telefonata? No, no, ecco, va bene. Allora, facciamo vedere di nuovo quel primo fotogramma del video, così parliamo della colazione contadina. Sì, vediamo, sì, vediamo, fatemi vediamo. Sentire un eccolo po' qua, questa allora, colazione. Allora, praticamente le colazioni contadine, ripeto, noi ci facciamo pervenire quello che preparano gli amici delle varie comunità. Io vi dico giusto qualcuno di più simpatico, per esempio delle ricette frittate di asparagi con crosti, e crostini con lardo. A colazione, sì, complimenti. Sant'Agata, uova e salsicce, patate lesse con olio fritto e cipolla. Casalnuovo, tarallo, olive e bruschetto. Ossara, patate schiacciate con peperoni. Troi, farà cicorie con fave. Quindi qualcosa tutto di molto leggero, insomma, molto leggero. Castellucci, insalate di patate con olive, bovine, ricotta e zucchero. Però vado soprattutto, come dire, sono più simpatiche anche come nomi quelle diciamo degli amici dell'Irpinia. Ah, sentiamo. Paternopoli, insalata di broccolo aprilatico. Mi soffermo un attimo, il broccolo aprilatico è un presidio slow food. Dove il sindaco di Paternopoli mi diceva in un incontro che praticamente quello che poteva sembrare quasi come dire una cosa in secondo piano, avere un presidio slow food, sta innescando probabilmente una buona economia. Che sta succedendo? Che molte pizzerie di Napoli, anche di un certo livello, hanno scoperto questo broccolo che è presidio slow food. E quello facendo, che loro chiamano il friarello? Loro chiamano friarello a Napoli, sì, loro lo fanno anche come dire in barattolo e quindi stanno iniziando ad fare delle ottime richieste proprio di questo broccolo per utilizzarlo sulla pizza
E quindi a Paternopoli si sta innescando un discorso proprio di economia. Di economia, perché dei terreni stanno iniziando a piantare, sono nella fase iniziale, però come dire c'è la percezione che ci sia proprio uno sviluppo economico, come d'altronde succede a Carpino con la fave di Carpino, come con la cipolla di Acquaviva, e si potrebbe fare con l'arancio, il femminello del, diciamo che lo sviluppo, però voglio dire, sì, addirittura la micisca, voglio dire, che possa sembrare, sì. Quindi sono, c'è il presidio, che cos'è? Slow Food prevede presidia quei sapori, quei prodotti che stanno per scomparire, esatto. E poi se siamo intelligenti, ecco il discorso che si faceva prima, li portiamo anche nell'economia, perché quello è poi lo sviluppo dei nostri territori. Oh, dimentichiamo un elemento cardine della mia alimentazione, il caciocavallo podolico. Che è presidio sul fondo, esatto, sicuramente. Però, lo dicevo, ricordo un salone del gusto qualche anno fa, c'era la folla a comprare il caciocavallo, quindi abbiamo delle grosse ricchezze, le teniamo noi qui adesso. Certo, anche lei dovrebbe essere quella di noi. Parlo proprio del presidio sul fondo, no? Sì. Di Lezzina. Diciamo che Slow Food è stata l'istituzione che ha fatto riemergere questi prodotti e creare proprio un indotto, un'economia. Però bisogna valorizzare e salvaguardare questi prodotti. Sì. Vado avanti con... C'è una telefonata comunque. C'è una telefonata? Sì, ho sentito il telefono squillare. Fate Drin! L'ha fatto. Noi già siamo... Allora ha devo spezzare Drin. Una lancia nel fianco di Carmine. Nel fianco! L'ha fatto Drin. Ma ci guarda, cioè... Nell'etere, forse c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Eccolo, c'è. Sì, pronto. Hai visto? Salve, come si chiama? Gianni da Troia. Gianni da Troia, benvenuto, benvenuto. Buon pomeriggio. Visto quante cose belle stiamo facendo vedere e oggi? E buone, soprattutto. Sì. Cosa ha mangiato lei oggi, giusto per ucciderci? Sì, certo. Pasta asciutta, normale. Ma vabbè, è martedì, e il ragù di domenica che si mangia il martedì. Che rimane. Prossimo, vabbè. Allora, le faccio una domanda difficilissima. Quest'anno, quale paese ospiterà la disfida del soffritto? Bovino, ovino o suino? Caprino, no? Bovino, cioè, lei a Troia si trova vicino, insomma. Ma non riusciva a rispondere perché rideva. Si sentiva. Bravissimo, ha vinto 3 pacchi di livella di croissant confezioni da 6 che può ritirare già da domani al Convi, quello che si trova a Troia in via Foggia. Contento? Sì, deve dire sì. Sì, grazie. Bravissimo. Anche più di uno, però ci deve promettere che sabato andrà a Poggio e all'Esina e domenica la disfida del soffritto a Bovino. È vero? Promesso? Promesso. Con chi ci andrà? Noi la guardiamo, eh? Cioè, con chi ci va? Con mia moglie e mio figlio. A posto, è andata, promesso. Sono 3 in più, 3 in più. Sì. Ok, grazie mille. Resti in linea con la redazione, grazie mille. Sì, la dieta si comincia. Ma che stiamo alla guerra? Che stiamo alla guerra, dicono, sì. Giustamente. Oh, facciamo continuare. Sì, no, giusto, per correttezza devo. Certo, ma noi siamo anche curiosi e vogliamo sapere. Le colazioni contadine, per esempio, flumeri, farà zuppa di fagioli e pipilli cruschi. E che sarebbero? Peperoni. No, non ve lo dico. Le leggo tutte e poi ve lo dico. Poi c'è Ariane che farà pipille e uova. Le uova abbiamo capito. Rottaminante, pizze farcite e focacce, casalnuovo, zuppa di cicerchie, bonito, pizza, ionna, culo, minestra, taurasi, fagioli con le cotiche, valle saccalde, minestra maritate con pizza di grano turco, nocerino, soffritto di cipollotti. Praticamente zuppa di fagioli con pipilli cruscoli, i peperoni cruschi, quelli che vedete sempre nella bellinese, che sono molto utilizzati. E lo stesso Ariano farà patate, pipille e uova, quindi patate, peperoni e uova. E quindi questo è per la colazione, contadina. Cioè a pranzo e a cena non voglio neanche pensare. No, ma poi si passerà al soffritto. Direttamente, questa la colazione inizierà, inizierà
intorno alle 10 la mattina, quindi la gente verrà a comprare i ticket. Ci sarà prima un percorso nella galleria dell'artigianato, una novità che abbiamo inserito quest'anno, infatti, quindi volevo... ci sarà artigianato di tutte le comunità. E ci sono pure lì delle cose simpatiche, c'è sartoria d'epoca, c'è lavorazione in pietra, ebanisti, quindi ci sono del, ripeto, noi facciamo andare prima tutti quelli che saranno gli espositori per avere... Sì, sì. Il primo entusiasta è lui. Sì, ma lo trasmette. Gli entusiasti siamo noi. Questa è una cosa che io faccio per passione, perché mi piace. Le cose fatte con passione. È vero. Abbiamo la seconda chiamata. Pronto? Pronto? Salve! Come Buonasera. Si chiama? Buonasera. Sono Luisa da Troia. Erminia? Luisa da Troia. Luisa vuol dire proprio. Si è cavallata la mia, voce, esatto. Quindi si è perdonato. Luisa, benvenuta. Grazie. Cosa le piace di tutto quello che ha appena sentito di questo elenco? I pipilli. Veramente stavo nell'altra camera, non è che sono stato andando a terra. Cioè, non da solo per prendere i croissant. Ma quelli di Troia o non sentono, o stanno in macchina, o stanno nell'altra camera. O la televisione non prende. Portateli. Allora, avete lo smartphone su Mitico Channel, sempre fissi col telefonino, va bene? Va bene. Allora, rispondiamo. Passiamo direttamente alla domanda. Con quale altro nome è nota Poggio Imperiale? Terranova, simpatica città vicina al casello autostradale, o la Londra del Sud? Questa è la parte. Signora, non svenga. Glielo suggerisco. Terranova. Ha fatto fare la sudata, signora. Sì, perché era simpatica, infatti, la simpatica città vicino al casello autostradale. Gemellata con Candela. In realtà è. Sì, è vero, giusto. Vabbè, signora, ha vinto tre pacchi di croissant di Vella da 6, contenta? Grazie. Sì. Va bene, allora. Sabato esca e domenica, da quella stanza, che deve fare? Vada nell'altra e vada a ritirare i croissant al convivio, va bene? Buona giornata. Ma soprattutto che doveva fare, che deve fare sabato e domenica, però non ha seguito forse. No, sta nell'altra stanza. Oh, era venuta solo a prendere i croissant. Che dovegna, mi ero distratta. Stavo nell'altra stanza. Va bene. Colazione alle 10 abbiamo Poi soffrittone alle 3. La galleria dell'artigianato. Con la galleria dell'artigianato, è una novità di quest'anno, che si fa il percorso dove si può degustare queste colazioni contadine, ma non solo, e ogni comunità ha la possibilità di esporre e anche di vendere quelli che sono i prodotti del territorio, prodotti propri delle proprie zone. E vi dico che pure lì, proprio soprattutto della Vellinesi, arrivano delle chicche, insomma. Quindi verso le 13, poi ripeto, ogni comunità sarà accompagnato da due ragazzi in costume, voglio dire, ci sarà un gruppo folk, ci sarà proprio da divertirsi. Alle 13 si inizierà a degustare il soffritto. Contemporaneamente o parallelamente ci sarà una commissione tecnica che degusterà tutti i soffritti e quindi, come dire, la gara è vera gastronomica, viaggerà per conto suo. Il soffritto, cos'è il soffritto? Praticamente è il primo pranzo, cioè il primo piatto che si fa quando si ammazzava il maiale. Durante la giornata si riunivano cognati, famiglie, fratelli, perché era un lavoro che impegnava tante persone. A fine di questo lavoro si cucinava il soffritto per far degustare a tutti quanti. Facciamoci vedere dallo chef, come si fa il soffritto? Allora, perfetto. Il soffritto del maiale, vabbè, inteso come tradizione, certo, è fatto da frattaglie, le animelle, la parte dove... vabbè, una cosa brutta da dire, insomma, la parte dove si ammazza il maiale... oppure il diaframma, oppure il cuore, parti decoratine, ecco, certo, fegato, ecco, queste cosettine qua. Allora, non ce ne vogliono i vegani oppure... vabbè, purtroppo cioè funzionava così, certo.
ci si alzava la mattina presto oppure non si andava per niente a letto, si iniziava a lavorare. Quando non c'era umidità bisognava ammazzare il maiale, era così. Quando non c'era freddo secco. E poi prego, insomma, prego. Quando arrivava l'una alle due del pomeriggio bisognava mangiare. Cioè, altro che soffritto, il soffritto era a bazzecola. Comunque era il classico, era quel un piatto di quella giornata, come dire, per fare festa. Cioè, dopo aver fatto la festa al maiale, ecco, perché ammazzare il maiale era un momento si faceva festa, prima la festa al maiale e poi si faceva la festa del maiale, sì. L'unico diciamo che festeggiava un po' meno era il maiale, sì. Però vabbè. Io però vi chiedo una cosa, quante sono le comunità in tutto? Sono 16. Quindi la Giulia si dovrà mangiare ben 16. Mi offro come giurato. Io l'ho fatto. Sto pensando, per una settimana staranno a dieta, sicuramente. Poi. Io ho partecipato un anno e l'ho giurato nelle edizioni di Ariano Irpino. E in effetti, non essendo, come dire, poi un esperto, che ci sono esperti gastronomi, ci sono giornalisti, insomma, in effetti dopo il quinto e il sesto, però devi degustare intervallando per bisogna un po' di essere pane. Tutti buone fortune, sì. È un sacrificio che bisogna fare, sacrificio. Però molti si sottopongono molto volentieri a questo sacrificio. A proposito, salutiamo un collega giornalista che oggi non è qui perché alla febbre, Luca D'Andrea, Luca D'Andrea. Rimettiti presto, sì, se non puoi andare ad assaggiare il soffitto domenica ti sostituisco io, non è un problema. No, lui ci sarà perché è un po' più importante, perché comunque è l'addetto stampa della condotta, quindi un collega validissimo. Sicuramente sì, è vero. C'è un'altra telefonata. Sì, pronto? 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 Salve. Benvenuta, salve. Come buonasera. Si chiama? Pronto? Sì, ci sono. Anche noi, come si chiama? Io mi chiamo Carla. Carla, da dove ci chiama? Da Foggia, benvenuta. Grazie. È vero che andrà sia a Poggio che all'Esina che a Bovino? Certo. Ci vediamo, l'ha detto convinta. Le piace il soffritto? Ci picchia se mi piace. È brava, è una buona forchetta. Andiamo insieme, sì, allora, va. Carlo, andiamo insieme. Va no, bene. Non vada con Piero, altrimenti non mangia assaggia niente, nulla. Io sono quello che si siede ai matrimoni vicino a quelle, alle donne che non mangiano, no, o ai bambini, mi siedo sempre io. Con i bambini forse vai male. No, questo non lo voglio. Io dico, stai zitto. Ma con i bambini forse vai male, perché di solito hanno pranzi a parte. Ma i bambini piccolini, però anche la cotoletta, le patatine, le vanno sempre bene. E sono pure buone. Sì, ma sì. Allora, Carla. Sì. Vabbè, oggi proprio siamo... Oggi proprio a Taraluzzo e Vino. Un po' ci vuole. Vabbè. Carla. Sì. Vorrei sapere, l'abbiamo detto prima, qual è il prodotto tipico di Carpino? Lo champagne francese, il caviale o le fave? Ma chissà. Le fave, ma bravissima. Mi sono le fave di Carpino. Perché? Qual è la peculiarità delle fave di Carpino rispetto alle altre fave? Vabbè, sicuramente è una fava del territorio che non, come dire, è diversa dalle altre, insomma, questo. Entrare proprio nel merito non mi addentro per evitare di dire qualche perché lui è dei qualche stupidaggine. No, ma lo chef lo sa, allora facciamo una cosa. Sì, salutiamo. Grazie Carla, lei ha vinto i croissant della Divella, tre pacchi a scelta che può ritirare già domani, è di Foggia, quindi al Convini via Mastelloni a Foggia. Resti in linea con la redazione. Che hanno di particolare le fave di Carpino? Allora, la salsedine che viene dal mare e l'umidità che viene dal lago automaticamente conferisce alla pianta una caratteristica particolare con un sapore particolare. Naturalmente a questo ci aggiungiamo anche il territorio, il terreno, che è molto argilloso e quindi automaticamente hanno questa particolarità ed appunto un presidio slow food abbastanza rinomato, insomma. Sì. Germana, che cos'è la natura? Stiamo ospitando, infatti, a parte la nostra natura, stiamo ospitando uno chef veramente che ci onora della sua presenza, perché è bello poter andare in un locale, in questo caso al Bisboccia di Lesina, e capire
capire che cosa si mangia, perché molte volte noi mangiamo ma non sappiamo che cosa mangiamo. Il fatto di capire perché mangiamo la fava di Carpino e non la fava presa da un'altra parte è importantissimo. Perché l'anguilla di Lesina e non l'anguilla della Valle di Comacchio, per esempio, no? Una c'ha la pinna gialla, una è così, no? Ecco, ci sono delle differenze. È molto ma molto importante. Quindi complimenti, veramente complimenti. Quando ci facevo. Sì, sì, stiamo imparando un sacco di cose, non so, ma io sto imparando tantissime cose. Esatto. E mi fa molto piacere. Invece volevo sapere di questa rassegna Decanto. Abbiamo questo appuntamento con Oriana Finanza, ma ci sono in programma altri appuntamenti con altri autori? Decanto apre proprio una rassegna che avrà, pensiamo, una cadenza 40 giorni circa fra il primo e gli incontri successivi. Sì, bisogna far decantare un pochino. Sì. Bisogna proprio portare, movimentare, in qualche modo sensibilizzare anche i giovani, avvicinarli al mondo del vino, avvicinarli al territorio con piatti enogastronomici e poi avvicinarli anche alla cultura. Certo. Quindi la nostra rassegna proprio con la piazza di Poggio Imperiale è prevista anche una serata con l'abbinamento del gioco degli scacchi. Non tutti i ragazzi sanno giocare a scacchi. Io per esempio l'ho insegnato ai miei figli, non a tutti, sono i miei due. Però è un bel gioco che ti aiuta poi con la concentrazione anche nello studio, quando devi studiare tante pagine, insomma. E quindi abbiamo questa degli scacchi, una serata con il teatro all'aperto, con un'altra serata con la letteratura, tutto sempre organizzato, tutto organizzato da... sempre in cantina. Fantastico, fantastico. Devo dare atto però che in questi eventi mi dà una mano non indifferente mio marito. Costantino Di Nunzio. Costantino, complimenti, sì, complimenti. Piero, non hai il vino dedicato, però è... non ha il vino dedicato, però il prossimo uomo si chiamerà Costantino. Siamo contenti. Vedremo, non è tanto convinta. Vedremo. Ah, perché magari esce più buono di Marie, esce più buono. Si chiamerà Maria, proprio direttamente. Esatto. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Salve, come si chiama? Ivana, benvenuta. Da dove si chiama? Da Foggia. Da Foggia. Ottimo, ci piace. Lei beve il vino? Sì, no, non tanto. Ma questo è una brutta malattia questa, eh? È una brutta malattia. Come mai? Il vino fa buon sangue. Il vino fa buon sangue, lo dico io. Bevo, Sì, infatti, litri e litri da che pulpito. Vabbè. Però aveva accennato un sì prima di dire no, ora non Un po' un po' lo beve, un po'. Un bicchiere. Ah, dai, un po' la sera. Ma un po' il pasto con il vino, insomma, ci vuole sempre. Sì, allora, come si chiama quel piatto a base... Ah, questo è difficilissimo. Ah, sì, sì. Pane e verdure. Pan dolce, pane azzimo o pancotto? Pandoro, no, scherzo. Pancotto. Pancotto. Lei come lo fa il pancotto, visto che è di Foggia? Io con i broccoli. Con i broccoli. Ma le patate le mette pure? Patate. Sì. Sì. Poi ci metto aglio e peperoncino. Sì, infatti sta continuando. Esatto. Sì. Poi? Maraciuoli, cipamarelle. E poi lo mangiamo. Cipamarelle, maraciuoli. Esatto. Vabbè, complimenti. Io qui con Piero non si scappa, è uno scappa, studio, grazie, si tratta di cucina, dobbiamo stare tutti attenti, signora. E comunque, grazie, dopo aver mangiato il pancotto... Complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Grazie. Allora, Salve. Lei va a vedere le manifestazioni a Poggio, Lesina, a Bovino. La mattina però fa colazione, prima della mega colazione, è morta. Mi sa di sì, è caduta la linea, vero? Allora, signora, se ci segue ha vinto. Stavo facendo tutto un preambolo per fare colazione con il Crostandivella. Vabbè, ha vinto il Crostandivella. Sa tutto, ha detto il nostro pronto, lo sa. Signora, vabbè, apposta. Informato vabbè. Sui fatti. Sono finite le telefonate? Sì, sono finite. No, ce n'è un altro, dovrebbe essere. Ce n'è un altro. Domanda, Pierino. È vero. Vabbè. Ok, possiamo proseguire? Penso proprio di sì, vero? Mica c'è di nuovo la signora in linea, no? No. Che voleva riprendere il discorso del vino, no?
Ma qua con tutto questo andare in linea non va bene, cioè proprio la parola in linea non va bene. No, può... guarda, ma chi ci tiene a rimanere in linea, voglio dire? Il cibo, ma allora posso permettermi di dire, il cibo è uno dei pochi piaceri veramente che sono rimasti sulla faccia. È stato i zingari sono stati, zingari! A far cadere la linea, vero? Chi è che ha fatto cadere la linea? Gli zingari, è vero. Infatti io dico che se si mangia bene e il giusto... si va tranquillo. Assolutamente. Io invece voglio dall'assessore che ha iniziato dicendo non sono mai stato in televisione, invece alla fine è bravissima. Devo dire, sì, infatti, bravissima. Conosce l'ansia. Allora, uno spot su Bovino. Guardate, allora, lei guardi la telecamera, perché dobbiamo andare a visitare Bovino? Perché Bovino è uno dei borghi più belli d'Italia, perché come dicevi l'accoglienza è al top. Perché a Bovino ci sono persone solari. È vero, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, sì. Ne abbiamo sentito parlare tanto, perché noi abbiamo avuto Antonella Caggese che ogni tanto viene. Posso parlare di Bovino? Posso parlare? Infatti si è già prenotata perché c'è una guida dei Monti Dauni che è uscita. Sì, è appena uscita una guida dei... Sì. Che succede? C'è la telefonata, però mi dicono dalla regia che Sant'Agata è un paese che non... Che non? Che non? Che non? Che non è sperco. Ah, ecco, vi spiego. Assolutamente. Ci è venuto a trovare, sta dietro le quinte, Franco Cautillo, che tra l'altro è l'autore di questa bellissima foto, che è Sant'Agata, bellissima Sant'Agata, viva Franco Cautillo, viva Sant'Agata. E poi tra l'altro è bellissima veramente, la loggia delle Puglie, uno dei castelli più belli che abbiamo in provincia, ma anche quello di Bovino, ma anche quello di Deliceto, ma anche quello di Rocchetta, ma anche quello di Vico. Fatemi però peccare di campanilismo un po', sì, e sottolineare Candela c'è il casello, Candela però ha un casello autostradale, ma infatti che la ha pure Montiferiano, però potrebbero fare un gemellaggio, ottimo, la città, no, infatti, del casello, sì, ma infatti stavo ma guardando il primo casello che si incontra venendo dal nord, ah, primo sì? Casello pugliese, però quello di Candela è il primo venendo dalla Campania, no? Sì, sì, penso di sì, no, è un crocevia. Attenzione, c'è un importante smercio. Le bottiglie sono chiuse, no, ma meno male. Meno male. Qui c'è un importante commercio, smercio di persone. Di melelle anche, che non mi hai portato. Ah, queste melelle, mo gliele devo portare, vabbè, basta. Vabbè. Pronto? Ma c'è davvero? Pronto? Sì, c'è davvero. Pronto? Lei c'è davvero? Sì, sono Luigi, fan dei fan. Luigi, fan di Germania. Ciao! Mancava proprio questa cornice. Luigi, Luigi, chiudiamo in bellezza. Scusami Luigi, ti lascio Germana, vai, vai. No, come va, sta? Anzi, voglio dire una cosa, sei fotogenico insieme a mio padre sul giornale. Sei fotogenico, ce l'ha con grazie, te, ecco. Sì, perché siamo usciti sul giornale, è vero, è più sei fotogenico tuo padre. Tuo padre, io sembro molto più anziano di tuo padre e ho 40 anni in meno, comunque vabbè, sì, è vero, è vero. Bravo, no, anzi, vabbè, salutiamo vabbè. Il signor Emilio che è un, sì, che è un grande cuoco, è un grande cuoco. Sì, sì. Luigi, però adesso devi vincere i croissant. Tu ogni tanto vince questo è l'uomo che ha vinto di più in assoluto. Ma è penso vero. Proprio di sì. Complimenti, è bravo, perché è bravo il signor Luigi. Studia, le sale. Studia, il prossimo figlio lo chiamerai proprio Convi di nome, è vero? Sì, signor sì, Convi. Promesso. Sì. Allora. Però ha aggiunto qualcosa dopo il sì. Sì. Chi ha detto? Sì, ha incrociato le dita. Non si vede. No, ho detto signor Convi. Signor Convi. Signor Convi. Sì, okay, sì, tanto dico a quello signor Convi. Oh. Allora, la faccio io la domanda. Allora, signor Luigi, mi raccomando, concentrazione, le cuffie le ha messe, la sa. Posto? Posso andare? Sì, sì, sì. Facciamo come Totò, lascia raddoppia. Lascia raddoppia, esatto. Fantastico, eh? Che coppia. Da che cosa deriva il vino? Attenzione, che è difficile. Dal succo di ananas. Dal mosto d'uva o dal mosto di fichi? Dal mosto di d'uva. Bravissima! C'era quello dal mosto di fichi, stavo dicendo. Sì, meno male, complimenti. Luigi. Le sa tutte. Bravo! Luigi! Ah, una cosa volevo dire. Prego. Io vi aspettavo domenica, però non siete venuti, Ma è vero, non siamo andati domenica. Io lo sapevo che sono dovuto ricordare. È vero, no, io me l'ho proprio dimenticato. Luigi, io... Tu devi capire una cosa. Io ormai ho la mia età. Ma rimango nella cattora, come si dice a fondo. Cioè, non connetto, la domenica devo stare fermo perché non... tu potevi andare. Io lavoro, ma io ho la mia età. Capo ufficio. Sì, non ho sentito cosa ha detto signor Luigi.
No, ho detto anche io la mia età, cioè i miei 48 anni. Sì, ma io ho molto più ringoglionito di te. Luigi... Non si dice così al signore. Vabbè, ma siamo amici. Luigi, e lo so. Però promettiamo che verremo prima o poi. Giuro ci che sono veniamo, stati degli impegni. Fino alla fine della trasmissione veniamo, è vero. Va bene, io comunque la domenica è sicuro che sto la mattina. Ma noi lo sappiamo domenica, e verremo la domenica. Domenica dobbiamo venire. Non possiamo venire un altro giorno. Vabbè, purtroppo i turni non li so, perché variano giorno per giorno. Però la domenica lo troviamo. Però domenica prossima no, perché domenica prossima andiamo a Bovino. Infatti, abbiamo tra il sabato e la domenica abbiamo questi impegni. Magari al ritorno prendiamo il caffè, se ce la facciamo. Secondo me è un bel grappino, perché la vedo tosta. Io mi aspetto a braccia aperte. Vabbè. Sempre aperto, va benissimo. Grazie Luigi, hai vinto il croissant. Contento? Sì. Valle ritornare domani al Convini di Mastellone. Sì, ci abito di fronte. Ok, bravo. Okay. Ciao Luigi, buona giornata. Arrivederci. Ormai lo conosciamo benissimo. Sì, è un nostro fan. Che siamo arrivati al punto, Carmine? Sì. Ecco, infatti. Punti a capo? O ci mettiamo un due punti e continuiamo un po'? Non risponde vabbè, più. Vabbè, no, niente, è andato. Va bene, la nostra puntata termina qui. Un'ora è volata, poi è stata una puntata molto carina, sì, devo dire, perché mi piace. Sì, perché loro sono stati veramente bravi. Vogliamo aggiungere un'ultima cosa? Sì, giusto per ci tenevo a dire un particolare. Sì, perché un maiale ripieno di un tacchino. Su questo abbiamo detto, ma anche solo che ci sarà possibilità di degustare del vino durante il percorso, eccetera. Certo. Ma quello che volevo dire, a proposito del sano campanilismo che è venuto fuori, io volevo dire che questo evento della disfida del soffritto vuol promuovere tutti i mondi Downy e i mondi dell'Irpinia. Certo. Non per niente uno dei pochi eventi, se non l'unico, che mette insieme 18 comunità, l'anno scorso 18, quest'anno 16, di due regioni diverse proprio, e tutti i comuni, anche se si fa Bovini, a noi fa piacere, certo, come dire, che Bovini ci ospita in modo egregio, però hanno la possibilità tutti i comuni di fare promozione di tutte quelle che sono le loro peculiarità, compresi i loro eventi e quant'altro. Quindi è un momento di promozione del territorio, dei Monti Downy, che magari lo facciamo veramente, perché molte volte si parla di sinergie, di lavorare insieme, e poi viene fuori quel campanilismo che fino a un certo punto è positivo, è vero, se serve da stimolo, sì, altrimenti diventa controproducente, perché la vera ricchezza la teniamo noi adesso, paradossalmente, perché magari l'arretratezza dei nostri, come dire, territori ha conservato un territorio naturalmente biologico, salvo delle grosse eccezioni, quindi dobbiamo saperlo valorizzare, e probabilmente sarà il motore del nostro sviluppo, come egregiamente stanno facendo sia la signora della cantina, recuperando dei vitigni autoctoni, e il nostro chef, che l'ho visto, come dire, appassionato, preparato, e sicuramente sono di quelle persone che vanno valorizzate, perché queste sono le nostre ricchezze, le fabbriche dei chiodi. Se li vengono a mettere un giorno, l'anno successivo, è conveniente produrre i chiodi in un'altra nazione, se ne vanno. I prodotti del nostro territorio non ce li potrà copiare nessuno. Allora, sta a noi valorizzarli. Abbattiamo queste barriere, Rocchetta Candela, Sant'Agata Accadia, Bovino che è Panni, o Bovino e Deliceto, Bovino Deliceto. Ma noi pure con Asco, perché noi due, sia con Rocchetta che con Asco, perché? Voi due, perché tutte e due vogliono avere il sopravvento sul casello autostradale. Mi sa di sì, che quello. Pietra e Motta, ce ne sono tanti. Poi c'è Peschici, che è soprattutto. Certo. Va bene. Deus Ex Machina, esatto. più ne vedo. Ringraziamo e salutiamo Biagio Detta, responsabile Slow Food dei Monti Downy. Grazie mille per essere stato con noi. Ringraziamo e salutiamo. E in televisione va benissimo. Sì. Antonella Fattibene, assessore alla cultura del comune di Bovino. Grazie mille a Maria Berardi, titolare della cantina Valle dell'Elce, organizzatrice della rassegna Decanto Appoggio Imperiale. Grazie. E ringraziamo e salutiamo Ernesto Aquilani, chef
è titolare del Bisboccia a Lesina. Grazie ancora, grazie, grazie ancora, a voi. Grazie a tutti voi. Sì. Mi raccomando, e chiudiamo sabato, questo sabato qui, appoggio imperiale per De Canto, a cenare a Lesina al Bisboccia. Domenica, tutti, pure tu, a Bovino, va bene? Noi ci vediamo domani, ciao a tutti. Ciao a tutti.